Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, omicidio, è questa l'ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri dell'Aquila che indagano sulla morte di Paolo D'Amico, 55 anni, dipendente dell'AMA in qualità di operatore ecologico. L'uomo è stato trovato senza vita ieri a Barisciano con ferite alla testa e al petto che hanno fatto pensare gli investigatori ad una morte violenta. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Sembrano esserci pochi dubbi sulla morte di Paolo D'Amico, di 55 anni, dipendente dell'AMA come operatore ecologico, trovato senza vita dai familiari nel tardo pomeriggio di ieri nella sua casa di legno nel comune di Barisciano, in una zona abbastanza isolata. Si pensa all'omicidio perché le ferite trovate sul corpo dell'uomo, senza precedenti e persona molto riservata e tranquilla, non fanno pensare effettivamente ad altro. D'Amico è stato trovato con diverse ferite alla testa e con coltellate sul petto. Viveva da solo, originario di Roma ma da tanti anni residente in città. La mamma e il fratello, che vivono a Roma, insospettiti dalle mancate risposte a telefono, si sono recati immediatamente a casa sua, trovandolo morto. Immediata la chiamata ai carabinieri di Barisciano. Ora le indagini sono affidate al nucleo investigativo dei carabinieri dell'Aquila, che sino a tarda notte sono stati sul posto per effettuare tutti i rilievi. Ogni pista viene battuta dagli investigatori, ma tutto sembra far propendere, come si diceva, verso l'omicidio. Il corpo contundente che avrebbe provocato le ferite alla testa e tantomeno il coltello usato per i fendenti sul petto sono stati ritrovati. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il 118, il medico legale e il PM Simonetta Ciccarelli. L'autopsia, che verrà eseguita probabilmente domani, chiarirà ogni dubbio sulle cause della morte. Sul fatto c'è il massimo riservo in quanto l'indagine è aperta. I carabinieri in queste ore stanno ascoltando familiari e amici, tutti coloro che lo conoscevano e che possono dare qualche particolare utile alle indagini, che però finora non sarebbe emerso. La salma è stata trasportata in obitorio ieri sera. Contestualmente sono state avviate tutte le verifiche sui tabulati telefonici dell'uomo e sui suoi conti correnti bancari. Il fatto ha suscitato molto clamore in città e nel piccolo comune di Barisciano. La strada che conduce alla sua abitazione ieri sera è stata interdetta per permettere alle forze dell'ordine di poter lavorare. Un'auto è andata a fuoco la notte scorsa al Ferro di Cavallo nel quartiere Rancitelli a Pescara. Le indagini dovranno appurare se si tratta di un rogo di origine dolosa. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, però torna a lanciare la proposta di un presidio fisso delle forze dell'ordine nel quartiere tra i più difficili della città di Pescara. Il servizio di Paolo Renzetti. Qui il problema è serissimo, qui siamo in guerra, in piena emergenza, questa è una piazza di spaccio a rilevanza nazionale, non regionale, quindi una delle più grandi piazze importanti d'Italia, qui si è sparato e si è ammazzato in questa piazza, a pochi metri da noi, non dimentichiamolo mai, per capire il dramma. La signora sta deponendo adesso, sta rilasciando le dichiarazioni ai carabinieri, è sconvolta, ha paura, è amareggiata, chiede con forza, dice almeno mettetemi una telecamera perché se mi hanno incendiato la macchina questa notte mi potrebbero fare tanto di più. Io sono sconfortato, sono amareggiato, veramente non so più che cosa pensare. Qui ci sono cittadini, che cosa devono fare? Devono versare il proprio sangue affinché si accettino le mie proposte. Le mie proposte, sempre le stesse, qui ci vuole un'unità fissa di polizia H24, quando parlo di polizia io parlo di polizia o guardia di finanza o carabinieri o esercito, ma 24 ore al giorno, solo così si può garantire la sicurezza. Vedete, questi sono più cittadini onesti, persone per bene, questa è una persona per bene, la titolare di questa macchina, che non ha mai abbassato la testa, con la schiena dritta, ci ha sempre messo la faccia, ha sempre cercato di denunciare così pubblicamente, di opporsi alla delinquenza, al crimine. Quindi siamo di fronte a queste situazioni, io chiedo con forza anche a questo punto al sindaco di mettere almeno subito una telecamera che punti sulla casa, sull'appartamento della signora per tutelarla, per la sua tutela personale. Questo è dovere. Ricordiamo che 7 anni fa accadde la stessa cosa nello RASP. Gli incendiarono la macchina, incendiarono il portone di casa, gli sfondarono il portone di casa con delle martellate in piena notte. Ecco, noi già le abbiamo vissute queste cose. Per favore aiutateci, non lasciate soli questi cittadini. Oggi 25 di novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, tante le manifestazioni in tutta la regione, chiaramente non solo nel giorno dunque in cui vengono ricordate
le vittime di femminicidio. A Pescara c'è stato un sit-in per chiedere giustizia e in alcuni casi alla magistratura di riaprire le indagini su determinati episodi su cui non è chiara la dinamica. Vediamo l'intervista di Paolo Renzetti. Quella di oggi è la giornata contro la violenza sulle donne, oggi c'è questo sit-in qui nei pressi del Palazzo di Giustizia, voi chiedete giustizia per Anna Carlini e per tutte le donne. Sì, ormai noi la dobbiamo chiedere noi la giustizia, perché la giustizia dovrebbe essere una cosa automatica, invece noi oggi siamo qui anche in occasione di questa giornata, perché la violenza è la forza degli incapaci. A chiedere giustizia per Anna, perché questo è un omicidio. Basta leggere le carte, leggiamole. Leggiamole che Anna è stata fatta bere per poi essere abusata. Abbiamo tutta la documentazione medica che lei non beveva. Fatta entrare lì dentro in questo tunnel per portarla alla morte, stuprata e lasciata morire. Noi vogliamo giustizia. Tante prove sono state cancellate, la telecamera è finta, tutte le prove che sono emerse fanno capire che è un omicidio, tutte le prove. E invece dalla procura non si sa perché ci hanno nascosto tutto, sia l'ultimo messaggio del ragazzo che ha passato le ore con mia figlia, sia la telecamera, e in più il capo procuratore non si sa per quale motivo ha disinfettato gli indumenti di mia figlia. Noi familiari siamo uniti, e ci sono Bella Di Rocco ed Elena che ci aiutano in questa cosa, ma altre persone, io se posso dire che le associazioni ci aiutano, io dico di no. Ci abbandonano tutti quanti, quindi i morti vengono dimenticati, e questo noi non lo permettiamo, e vogliamo giustizia, ma che sia giustizia. Non vogliamo più essere presi in giro. E la giustizia non gli ridarà indietro i loro cari, ma è una boccata d'ossigeno per chi vive sospeso tra la vita e la morte, perché loro non vivono più. E questa la magistratura lo deve capire. Abbiamo bisogno di fatti concreti, delle pene severe, nessuno sconto. Andiamo a Teramo, Susanna Camusso, già segretario nazionale della CGIL, è intervenuta questa mattina all'università in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere. Tra i diritti fondamentali delle donne, la Camusso ha ricordato quello di non dover subire molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Ha presentato anche un premio tesi in tema di libertà e diritti delle donne. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Per le donne il diritto fondamentale è quello di non dover subire molestie sessuali sul proprio posto di lavoro. Lo ha ripetuto con forza Susanna Camusso, già segretario della CGIL nazionale, intervenuta all'Università di Teramo in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere. Libertà e diritti delle donne, quali sono state le ultime conquiste importanti in questo campo? L'ultimissima, per esempio, in ordine di tempo è la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro contro le molestie sul lavoro. Il segno però di queste conquiste è proprio quello del bisogno di sancire un diritto primordiale, che è quello del diritto alla propria libertà personale, il diritto a non essere molestata, il diritto a non subire violenza. Quindi comunque fa molta specie che sia ancora questo il terreno fondamentale sul quale combattiamo per affermare la libertà femminile. Non c'è dubbio che è un momento difficile perché vengono al nodo tutti gli effetti di politiche non fatte, dalla politica industriale alla politica di risanamento e di qualità del territorio, al tema e alla sottovalutazione delle grandi questioni del cambiamento climatico, del cambiamento ambientale. È un periodo rancoroso in cui molto si è agitata parola violenta, richiamo all'odio, e questo ovviamente ha degli effetti sul clima del paese, ce li ha in particolare poi contro le donne. La presenza di Susanna Camusso a Teramo è stata anche l'occasione per lanciare il premio tesi di laurea in tema di libertà e diritti delle donne, un concorso letterario indetto dalla CGIL di Teramo con il patrocinio dell'università e del comune.
Noi abbiamo la parità che si tenta di raggiungerla attraverso delle norme fondamentali, però penso che sia importante una rivoluzione culturale, forse in atto ma non ancora completata. Quindi uno stimolo da parte delle istituzioni, quindi di un importante sindacato come in questo caso, verso i nostri studenti per occuparsi anche a livello di ricerca di questo argomento, penso che sia fondamentale, perché la formazione penso che possa ottenere risultati che in alcuni casi non possono essere ottenuti attraverso la semplice norma. Intanto i dati che arrivano sul femminicidio sono impietosi: 90 le donne uccise dall'inizio dell'anno in Italia, una vittima ogni 72 ore, 3 su 4 sono ammazzate in casa. Il territorio teramano con le sue vittime contribuisce parecchio a queste percentuali. A Montesilvano in via Roma è stato inaugurato un nuovo sportello antiviolenza. Andiamo a vedere il servizio di Giuseppe Dintino. Un centro antiviolenza a Montesilvano. Lo sportello è stato inaugurato questa mattina in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Abbiamo immaginato di creare un polo dedicato alla famiglia, un polo per l'inclusione e con annesso sportello antiviolenza. Quindi noi abbiamo fatto una procedura di individuazione dei locali più adatti, più vicino possibile al comune. Nello sportello lavoreranno due psicologi, due assistenti sociali e a turno tre educatori. Una squadra di professionisti pronti a offrire il proprio sostegno a chiunque si rivolga loro. Il centro che vedete raccoglierà tutto quello che nell'azienda speciale viene fatto per progetti che sono stati attivati come il PIS, quindi piano sociale con assistenti sociali, con psicologi, e quindi una parte degli uffici viene proprio trasferita qui per raccogliere e quindi riunire tutto questo servizio per far sì che si possa lavorare in maniera unitaria. Si potrà accedere allo sportello anche tramite un'entrata secondaria, e questo per tutelare la privacy di chi vi si rivolge. Occorre ricordare però che rivolgersi a uno sportello antiviolenza non implica necessariamente la denuncia. Denunciare è e deve rimanere una libera scelta della donna. Questa mattina inoltre abbiamo avuto anche una manifestazione con gli studenti di Montesilvano, della Silone e dell'ITC Alessandrini, in cui Tiziana Di Tonno ha realizzato il suo spettacolo, il suo monologo Per vergogna per amore, appunto per sensibilizzare il più possibile gli studenti su questo delicatissimo tema. Lo sportello sarà aperto lunedì, martedì e mercoledì mattina e giovedì pomeriggio in via Roma a Montesilvano. Adesso voltiamo pagina, andiamo in Regione Abruzzo, dove è stata presentata una proposta di legge da parte del Movimento 5 Stelle sui contratti di fiume al fine di tutelare le risorse idriche e proteggere i cittadini dalle emergenze. Sentiamo. Questa mattina il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale d'Abruzzo, Sara Marcozzi, ha presentato in conferenza stampa la proposta di legge a sua prima firma intitolata Norme per la tutela dei corpi idrici dell'Abruzzo per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei contratti di fiume. Lo scopo, ha spiegato la Marcozzi, è quello di dotare la nostra regione di un dispositivo utile alla pianificazione di attività per proteggere il territorio una volta per tutte, anticipando le emergenze invece di doverle gestire con soluzioni tardive. Siamo abituati purtroppo quasi quotidianamente ad ascoltare notizie sui media e ad assistere ad una continua rincorsa della gestione dell'emergenza: il mare inquinato, i fiumi inquinati, il dissesto idrogeologico, l'erosione della costa. I contratti di fiume sono uno strumento straordinario di programmazione e posso dire anche di autodeterminazione dei popoli, perché è proprio lasciato alla libera iniziativa di comunità di persone, di comunità di sindaci, insieme di sindaci che possono avvalersi di questo strumento di programmazione, che prevede anche tutta una serie di risorse per ripulire i fiumi, gestire quindi meglio le nostre acque. E non ci dimentichiamo che insomma ripulire i nostri fiumi vuol dire anche ripulire il nostro mare, per cui ne parliamo oggi a novembre perché pensiamo di dover programmare la gestione del territorio per la prossima stagione. Non ci sarà, non sarà sufficiente evidentemente un anno, però se mai si comincia, mai si finirà.
troppi sono stati gli esempi cattivi di gestione, no, dei fiumi. Pensiamo ad esempio al fiume Pescara, che è quello più vicino a noi in questo momento, con le continue esondazioni, una edificazione selvaggia, le vasche di laminazione, un progetto super costoso che molto probabilmente non servirà a niente. Ecco, noi ci poniamo come obiettivo, e lo poniamo alla giunta regionale come obiettivo, quello di gestire in maniera preventiva e in maniera ben programmata tutti i fiumi della nostra regione. L'assessore Campitelli si è detto favorevolmente colpito dalla proposta di legge, adesso ci deve mettere un po' di soldi. Andiamo avanti, voltiamo pagina e ci occupiamo del report 2019 sul Fratino, nidificazione in crescita seppur leggera nell'anno che sta per terminare, vediamo. Un simbolo della costa abruzzese, il Fratino. C'è stato questa mattina questo importante incontro in direzione marittima a Pescara per fare un po' il punto della situazione. Dal vostro osservatorio, comandante, qual è la situazione? Sì, quest'oggi è stato presentato appunto il rapporto per il Salva Fratino 2018. I risultati sono molto molto confortevoli, ha ben detto, rappresenta la regione Abruzzo. Diciamo che il Lucello Fratino ha scelto le coste della regione Abruzzo, e questo significa, se le ha scelte, vuol dire che vivono di buona salute, e pertanto dobbiamo fare di tutto per porre in essere quelle che sono le minime precauzioni appunto per proteggere la nidificazione dell'uccello fratino, che ricordiamo nidifica lungo le coste nel periodo che va dalla tarda primavera all'inizio dell'estate. C'è un'attenzione da parte, noi abbiamo fatto rete, appunto una rete Salva Fratino che è rappresentata dal WWF, dell'area della Marina Protetta del Cerrano e della Guardia Costiera, e il nostro compito è quello di, diciamo, di ricevere quelle che sono segnalazioni, oppure di segnalare noi stessi durante l'attività quotidiana che facciamo lungo la costa, affinché i volontari del WWF pongano in essere tutte quelle azioni volte alla salvaguardia dei nidi. Quest'anno abbiamo avuto un leggero miglioramento, l'anno scorso è stato l'anno peggiore in assoluto, con un numero di nidi inferiore a 30, quest'anno abbiamo un numero di nidi cresciuto, ma siamo sempre in una situazione di pericolo. Il fratino è in difficoltà, è una specie a alto rischio di estinzione e bisogna lavorare molto di più per cercare di salvarlo. Quali sono i pericoli per il fratino? Ma i pericoli sono tanti, perché tanto per cominciare la spiaggia andrebbe lasciata più naturale possibile, comunque laddove nidifica il fratino bisognerebbe rispettarlo e lasciargli degli spazi. Il pericolo maggiore è dato dalla predazione umana diretta o indiretta. Per esempio, una norma fondamentale, che tra l'altro è prescritta per legge, sarebbe quella di andare con il cane in spiaggia da aprile fino a luglio, quando significa il fratino, sempre e soltanto con il guinzaglio. Lasciare liberi i cani significa danneggiare il fratino, e siccome chi ha un cane normalmente è un amante della natura, è un amante degli animali, dovrebbe rispettare questa semplice norma e aiutarci a tenere alta la presenza dei fratini. Siamo così arrivati alla pagina dello sport, partiamo dalla Serie B, dal Pescara, ripresa degli allenamenti nel pomeriggio al Poggio degli Ulivi per il Delfino, che domenica sera sfiderà al Curi di Perugia l'ex tecnico Massimo Oddo. Difficile il recupero di Palmiero, ancora alle prese con un fastidio al tendine rotuleo, da verificare le condizioni di Drudi, il quale venerdì scorso ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto alla sostituzione. Il pari con la Cremonese non è andato giù al centrocampista Castanos, che lo ha detto a chiare lettere, e lo andiamo ad ascoltare. Arrabbiatissimo, perché una volta che abbiamo fatto il gol, che abbiamo provato tutti i 90 minuti a segnare, e prendere un gol così al 90esimo fa arrabbiare tutti, però questo è il calcio, è meglio il pareggio che la sconfitta, come meglio la vittoria che il pareggio, però guardiamo avanti e speriamo, mo riposiamo un po' e poi speriamo di far bene domenica. È arrivato questo pareggio, questa divisione della posta con la Cremonese, e ne parlavamo anche con Zauri, anche col tuo compagno di squadra Ciofani. Avete rischiato al 92esimo di prendere anche il gol del 2-1, sarebbe stata una beffa. Sì, abbiamo rischiato, meno male il nostro portiere Castrati ha fatto una grande parata e ci ha salvato. Però noi, come ho detto prima, proviamo sempre a vincere, però nel calcio purtroppo ci stanno le sconfitte, i pareggi, e noi proviamo sempre a vincere.
Andiamo in Serie C, domenica molto positiva per il Teramo che al 90esimo raccoglie il meritato pareggio in casa del Bari dell'ex Vivarini. Tante note positive per Tedino che ha sfruttato la freschezza dei cambi nella ripresa. Il trittico terribile per il Teramo si concluderà domenica prossima con l'impegno al Bonolis contro la Regina. Ma facciamo il punto nel servizio di Jacopo Forcella e poi ascoltiamo le parole del tecnico del Teramo. Eravamo soddisfatto della partita e dell'attaccante dei Galletti Simone Simeri. La carambola tra la difesa del Bari e Tommaso Cancellotti restituisce giustizia alla gara del San Nicola. Un punto prezioso per il Teramo, meritato per quanto visto nella seconda parte della frazione, quando i cambi di Tedino hanno conferito nuova linfa al diavolo su un campo che lentamente tornava all'assoluta normalità dopo l'acquazzone pomeridiano. Ma soprattutto punisce un Bari che, trovato il vantaggio lampo con la girata bellissima di Antenucci, ha pensato di poter gestire per tutta la gara il risultato. Peccato capitale, che sarebbe stato vano però se il Teramo non avesse deciso ad un certo punto di levare gli ormeggi e gettare il cuore oltre l'ostacolo alla ricerca del punto che rende da ricordare il viaggio degli oltre 600 tifosi biancorossi e riporta sulla terra i Galletti, ormai distanti 10 punti dalla vetta e da una Regina che domenica prossima farà visita proprio alla squadra di Tedino al Bonolis. La buona, anzi ottima notizia per il tecnico del Teramo è che l'organico ha mille risorse, specie in quei giovani sfrontati che stanno venendo fuori in maniera prepotente, oscurando in un palcoscenico come quello di Bari quei titolari in ombra per larghissimi tratti di match. Dietro Piacentini e Cristini sono praticamente imperforabili e spesso capaci di recuperare in situazioni delicate. Piacentini peraltro all'ottava gara da diffidato ancora una volta evita un cartellino giallo che gli avrebbe fatto saltare il big match con gli Amaranto. Sulle corsie laterali Settentardini è attento, Cancellotti al di là della rete conferma le propensioni di ala pura, ma specie nel secondo tempo, perché nel primo dalla sua parte c'è un pantano su cui è impossibile giocare. In mezzo però qualche nota stonata. Viero va meglio di un Arrigoni in ombra, ma mai quanto Mungo e Martignago che steccano l'appuntamento pugliese. L'ex Cosenza gioca su un terreno pesante che poco gli si addice, il numero 10 impalpabile, nonostante ci metta tanta buona volontà. E così serve la stazza di Cianci, che gioca a casa sua, per dare manforte a Magnaghi, fin lì troppo isolato. Il resto lo fa un pareggio, il secondo per 1-1 contro una big in grado di dare persino maggiore impulso ad un cammino, quello del diavolo, che adesso vedrà la prova delle prove. Domenica arriva la Regina, uscire indenni o addirittura col bottino pieno sarebbe lo slancio verso un campionato che dopo le iniziali difficoltà si conferma sempre più di grande solidità per la banda di Bruno Tedino. Mister, un pareggio con la Ternana, un pareggio oggi a Bari, ma quanto vale questo 1-1? No, tutti e due sono valsi per due buone prestazioni. Oggi abbiamo subito la prima mezz'ora il Bari, che secondo me è stata molto più brava di noi a interpretare la partita su questo campo. È stata molto arrembante, è stata molto aggressiva, non ci ha mai dato tempo per giocare e noi non riuscivamo a uscire con il solito palleggio nostro. Però la squadra è stata, il Teramo è stata una squadra intelligente, molto elastica, ha avuto pazienza. Ha voluto giocare il suo calcio, nel secondo tempo è stata sempre in partita e pian piano che passava il tempo è sempre stata arrembante, ha mantenuto bene il possesso, è stata ordinata. È chiaro che la mezz'ora iniziale del Bari è stata pesante da digerire, però credo che per lo spirito che hanno avuto i ragazzi questo è un pareggio veramente molto importante. A proposito di giovani che sono entrati nel secondo tempo, mister, il fatto che siano entrati con questa personalità probabilmente anche una buona notizia, non solo per la Regina, anche per il futuro. Beh, noi stiamo perseguendo, manca ancora Riccardo Cappa, che è un ragazzo che noi lo stiamo aspettando perché ha entusiasmo, si sente partecipe. Ecco, l'importante è che tutti quanti i ragazzi si sentano partecipi di un progetto, che non è un progetto chiaramente annuale, lo si sapeva, ma è un progetto con tutti i giocatori nuovi che deve avere un percorso difficile, lo abbiamo fatto e dovremo ancora farlo perché siamo ancora distanti. Ci descrive, mister, l'emozione al gol e poi al triplice fischio sotto lo spicchio dei sostenitori del Teramo. Allora, noi siamo molto emozionati, non tanto per aver fatto 1-1 a Bari, perché reputo il Bari una squadra fortissima, però il campionato è nel campionato, non ci siamo mai permessi di guardare in casa da altri e questo lo facciamo ancora tutt'oggi.
però vedere i nostri tifosi gioire al San Nicola dopo un pareggio conquistato come vogliono loro, cioè quindi con impeto, con voglia, con il famoso impeto e assalto, con il Sturm und Drang, e quindi questo credo che sia la cosa che per loro abbia dato più soddisfazione, per quando vedono una squadra che lotta, una squadra che non molla, una squadra che ha spirito di sacrificio, il tifoso raddoppia. Noi siamo orgogliosi, ho la pelle d'oca solo al pensiero di aver visto tantissima gente da Teramo, e noi pensiamo di avergli dato una soddisfazione che non deve essere comunque giornaliera. Loro devono sapere che noi lavoreremo sempre forte, qualche volta succederà che faremo anche male, però lavoreremo sempre forte per una città. Il gol è autogol, quindi il trimbotto non l'abbiamo preso, meritavamo di vincere, non siamo stati bravi a portarla a casa. Io non credo che non meritavamo la vittoria, per quanto ho visto sul campo, poi non lo so, magari in panchina non si vede bene la partita, però io l'ho vista così. Il gol ce lo siamo fatti noi, quindi non credo che abbiamo rubato noi penso che meritavamo noi la vittoria. Mo non so, sono pareri personali, ognuno vede la partita a modo suo. Mo scusami per il tono, ma sono pure un po', diciamo, tra virgolette, arrabbiato per questo pareggio, quindi così, sono un po' rammaricato, però testa bassa, pedalare, aspettiamo che arrivi domenica per rifarci. Anche perché, ti chiedo, adesso la regina è veramente molto lontana. Ma ti dirò, noi consapevoli che la regina è lontana, ma non lontanissima. Abbiamo, per chi gioca a calcio da 10 anni a questa parte, abbiamo visto tanti campionati dai 10-12 punti di vantaggio e poi perderli. Quindi noi non molliamo, anche perché altrimenti che campionato facciamo? Noi siamo una squadra che vogliamo vincere il campionato ad oggi, anche se abbiamo non so quanti punti di distacco, non so, 10 punti, però sono tanti ma non tantissimi, quindi speriamo di riprenderli. Domenica prossima c'è Teramo Regina, converrà anche fare un po' il tifo per il Teramo? Sì. Purtroppo dobbiamo fare il tifo anche per il Teramo, però noi dobbiamo guardare a noi stessi, anche perché se noi oggi, se avessimo vinto, stavamo parlando di altro, quindi guardiamo a noi, poi si vedrà. Serie D, dopo la pessima prova di Iesi, il Giulianova si riscatta con una grande prova al Fadini, battendo in rimonta la matricola terribile Vasto Girardi, doppietta di Suriano, ma grandi protagonisti sono stati i giovani Cipriani e Fazzini, oltre a Barlafante. Vediamo il servizio di Roberta Di Sante. Termina con il Giulianova a prendersi gli applausi del Fadini tutto in piedi al termine di una gara che i giallorossi vincono in rimonta con merito e con largo punteggio di 4-1 sul Vasto Girardi. Riscatto doveva essere e riscatto è stato in casa giallorossa, con un Giulianova che si fatica a credere lo stesso di 7 giorni fa e che, sospinto dall'entusiasmo dei propri sostenitori che fanno quadrato intorno alla squadra, fa apparire meno terribile la matricola molisana, parsa oggi più vulnerabile del solito nonostante il vantaggio iniziale. La squadra di Federico Del Grosso è in palla fin dai primi minuti, quando Barlafante, tutto solo in velocità, si fa ipnotizzare da Caparro, che respinge con i piedi, sprecando così un'ottima occasione. Dopo l'avvio bruciante, il Giulianova però subisce il ritorno del Vasto Girardi, che mette i brividi ai giallorossi al 22esimo. Immobile Varsi pennella il cross dalla destra per la testa di Chiere Mateng, Di Piero si supera e respinge. Sulla ribattuta Ferrini salva sulla linea con la sfera che centra Petrone e schizza sulla traversa per poi carambolare sulla linea. Il direttore di gara, ben appostato, fa proseguire tra le timide proteste degli altomolisani, che colpiscono 4 minuti più tardi. Un giocatore del Giulianova rimane a terra lontano dall'azione e i giugliesi chiedono di buttare fuori la sfera, ma l'azione prosegue e Nazzari commette fallo su Varsi, rimediando anche il giallo. Sugli sviluppi del successivo calcio di punizione di Di Lullo, ancora una volta Di Piero è chiamato agli straordinari, ma l'estremo giallorosso nulla può sul tapin vincente di Nespoli, che porta in vantaggio gli ospiti tra le proteste dei giocatori giugliesi, che fanno capannello attorno al direttore di gara, che fatica a riportare la calma in campo. La reazione dei locali è immediata, ma non sortisce inizialmente l'effetto sperato, con Fioretti che al 31esimo si allunga ma non riesce ad agganciare e la sfera che lambisce il palo. Ancora Fioretti però al 36esimo recupera caparbiamente un buon pallone sulla tre quarti ed entra in area, contrastato da Lepore, va a terra e conquista il calcio di rigore, che Suriano trasforma spiazzando Caparro e riportando il risultato in parità.
Alla ripresa delle ostilità, pioggia battente e vento forte si abbattono sul Fadini, il terreno di gioco ne risente mentre i tifosi si riparano come possono. Il Giulianova, rinfrancato dal Pari, completa la rimonta ed effettua il sorpasso. Al quinto, Barlafante dalla destra pesca in area Suriano, che insacca alle spalle di Caparro per la doppietta personale. Il Vasto Girardi cala visibilmente rispetto ai primi 45 minuti e non riesce a mettere in mostra tutto il proprio potenziale offensivo. L'unica occasione prodotta al sedicesimo è questa conclusione dal limite di Varsi, che termina sopra la traversa. È invece il Giulianova ad andare vicinissimo al terzo gol al 18esimo. Ancora Suriano mette in apprensione la difesa molisana, poi Barlafante in diagonale costringe Caparro alla deviazione sul palo con la sfera che termina fuori. È il preludio al 3-1 giallorosso, che si concretizza al 24esimo con un'azione personale del giovane 2001 Cipriani, che dalla sinistra si accentra e piazza il diagonale alle spalle di Caparro per poi lasciare il terreno di gioco tra gli applausi al 39esimo, sostituito da Forcini. Notte fonda per i molisani al 46esimo, quando un appannato Chiere Mateng commette fallo su Ferrini e rimedia il secondo giallo di giornata, lasciando i suoi in 10. E così, nel finale, il Giulianova cala il poker con un gran gol di Fazzini, con la sfera che centra il palo interno e si insacca in rete. Il Giulianova conquista così meritatamente 3 punti liberatori, che sono una vera e propria boccata d'ossigeno per i giallorossi, e riceve il tributo del Fadini, in attesa a dimostrare lo stesso volto anche in trasferta. Giornata da archiviare subito per il Vasto Girardi, che incassa la sconfitta più pesante dall'inizio della stagione. Impresa della Vastese, che sul campo della vice capolista recanatese vince per 2-4 sotto di un gol. I biancorossi di Amelia rimontano nella ripresa con le doppiette dei due Esposito, Francesco e Vittorio. Sorride anche il notaresco, che ora è a più 5 dalla recanatese, per l'appunto il servizio. La recanatese spreca la ghiotta opportunità di accorciare le distanze sulla capolista notaresco. Dal possibile meno 2 i leopardiani scivolano a meno 5. La formazione di Federico Giampaolo è stata travolta in casa da una Vastese perfetta e cinica, che ha avuto un approccio alla partita da grande squadra. È finita 2-4 per gli aragonesi, che hanno ribaltato lo svantaggio con cui erano andati al riposo grazie al 10° gol stagionale di Manuel Pera. I padroni di casa hanno avuto la colpa di non aver chiuso la partita nel primo tempo, soprattutto dopo il vantaggio iniziale arrivato alla mezz'ora, ma dopo che gli ospiti avevano comunque avuto quasi sempre in mano il pallino del gioco. Pera è stato bravissimo a sfruttare un cioccolatino servito da Borrelli, che, pur non essendo al top, ha provato a suggerire il gioco offensivo. La recanatese ha pagato pesantemente anche l'infortunio di Senigallesi, uscito per noie muscolari dopo appena 10 minuti, e Dodi, entrato al suo posto, non ha saputo incidere sulla fascia. I biancorossi ospiti hanno presidiato a tratti bene il centrocampo, con Cavuoti ad operare dietro il duo Esposito Dos Santos. Proprio Dos Santos al 37esimo chiederà il penalty per un braccio largo di Ficola. Il tocco è netto, il rigore ci poteva stare. Padovani in contropiede si allunga troppo il pallone, mentre poco dopo è Lombardi a sbagliare. Recanatese che potrebbe raddoppiare al 41esimo con Nodari, ma la sua incornata è bloccata da Bardini. In avvio di ripresa i padroni di casa danno subito l'impressione di essere rimasti negli spogliatoi. Al quinto Francesco Esposito pareggia i conti. 4 minuti dopo, palla persa in malo modo in uscita dai locali, con Vittorio Esposito che non perdona per il sorpasso aragonese. Ancora il furetto biancorosso al 16esimo con un tiro chirurgico, 1-3 e doppietta personale. Reazione giallorossa nel tiro di Pera da fuori, che Bardini neutralizza in corner. Gara in ghiacciaia per la Vastese al 20esimo, quando ancora il capitano Francesco Esposito, anche per lui una doppietta, colpisce una recanatese lunga, sfilacciata e disattenta. Il solito Pera ci prova ancora al 27esimo di testa, ma l'estremo ospite chiude la saracinesca. Poco dopo la mezz'ora, fari accesi e pioggia battente sul Tubaldi, c'è ancora il tempo di registrare la rete del subentrato Pedroni, che inchioda il risultato sul 2-4. In casa leopardiana i rimpianti sono tanti, in quella Vastese c'è ora la consapevolezza di essere diventati finalmente una grande squadra.
Un gol di Acosta alla fine del primo tempo, basta all'Agnonese per battere l'Avezzano, sterile in attacco. Nel dopogara la società ha comunicato di aver messo fuori rosa l'attaccante Franchi, prossimo a lasciare i marsicani nel mercato di dicembre. Il servizio. Prova del 9 per l'Olimpia Agnonese che dopo Jesina e Tolentino vuole superare sul suolo amico anche l'ostacolo avezzano. Il signor Leone della sezione di Bari designato per garantire la regolarità. Solite nubi novembrine che coprono il cielo sul Civitelle, manovre sterili da entrambe le parti per quel che riguarda i primi 20 minuti, dove annotiamo soltanto una punizione di Peic per i Granata che non ha prodotto significativi risvolti. Al 26esimo corner di Nicolao stacca a Costa, ma le misure non sono ancora quelle giuste. Di lì a 3 minuti Peic mette i brividi ai marsicani da esigua distanza. Fanti fa buona guardia, ma al 40esimo Acosta decide di rompere il silenzio correggendo in rete un cross degno del ruolo da terzino, vale a dire quello di Nicolao, e Agnone avanti 1-0 al termine dei primi 45 minuti con il contributo tecnico di Antonio Di Perna. Entriamo nella ripresa, altro spunto efficace di Nicolao e Conè non impatta davvero per questione di centimetri. Intorno al 20esimo Acosta, prima di essere sostituito, va vicino al bis personale, pizzicato però al di là della linea dei difensori. Pericoloso anche l'Avezzano di lì a poco con Traditi. Megeri deve superarsi con un prodigioso intervento. 36esimo è la volta di 40, sempre nelle fila ospiti. Megeri accompagna fuori, siamo all'epilogo del match. In entrambe le squadre alberga un po' di stanchezza, il campo diventa abbastanza pesante. Ultimo brivido per i Granata, girata di Brunetti, il portiere molisano salva nuovamente il risultato, anche se si era alzata la bandierina dell'assistente. Finisce 1-0 nel segno di Acosta, il terzo brindisi consecutivo dell'Olimpia Agnonese, che domenica prossima sarà di scena all'Aragona contro la Vastese, fresca di un sonoro poker ai danni della Recanatese. Avezzano a colloquio con i propri tifosi a margine della gara in virtù dell'insolente posizione di classifica. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.